Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. In questa nuova puntata di Basket Mania 15 abbiamo il piacere di parlare con l'assistant coach del basket ariano, Valentina Calandrelli, che salutiamo subito e a cui chiediamo se siete pronte per questa nuova stagione e soprattutto quando inizierà il ritiro della nuova annata. Ciao Valentina! Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio Radio Flumeri per l'intervista e per darci sempre spazio e visibilità. Noi inizieremo il martedì 1 settembre il raduno con tutte le ragazze che arriveranno e nei primi giorni svolgeremo tutti i test medico-fisico e poi insomma inizieremo diciamo i veri e propri allenamenti. Quest'anno, come si sarà letto anche dall'anagrafica delle giocatrici, siamo una squadra abbastanza giovane, anche se molte ragazze hanno già alle spalle un vissuto importante. Secondo me saremo un po' la scommessa di questo campionato e speriamo di far bene e di far divertire il pubblico. Ciao Valentina, sono Ettore. Questa è la vostra seconda stagione alla guida tecnica insieme a coach Ferazzoli. Cosa vi ha lasciato l'esperienza dello scorso anno e se apporterete dei cambiamenti al vostro metodo di lavoro? Guarda, l'esperienza dello scorso anno è stata un'esperienza esaltante, non tanto e solo per il risultato, perché alla fine è stato, penso, di quanto migliore si potesse immaginare, ma soprattutto perché, essendo il primo anno, è stata proprio bella ed intensa come esperienza. Avevamo alcune ragazze che erano ex compagni di squadra, ma la loro professionalità comunque nel riconoscere anche i ruoli ci ha reso comunque orgogliose di allenarle. A livello di diciamo di lavoro che noi andremo a svolgere, bene o male sarà lo stesso. Logicamente ogni anno impari qualcosa in più e cerchi sempre di migliorare il lavoro, così come bisognerà poi adattare la pallacanestro, così come la intendiamo noi, anche alle caratteristiche delle giocatrici che avremo a disposizione. Perfetto Valentina, dunque lo scorso anno c'erano con voi quattro giocatrici, Mancinelli, Narviciute, Cesta e Madonna, che quest'anno vedremo nella Serie A1 femminile. Vi rendo orgogliose questo risultato, diciamo, comunque avete fatto un grandissimo lavoro e siete state premiate in un certo senso. Sì, guarda, per noi sapere che ogni giocatrice che alleniamo e che fondamentalmente ci sopporta negli allenamenti e nella stagione, sapere che può migliorare e che migliora nell'andare avanti, non può che renderci orgogliose, cioè nel senso che avere quattro ragazze che lo scorso anno erano in A2 con noi e che adesso sono state chiamate nella massima serie ci rende contente di come abbiamo svolto noi il lavoro, ma soprattutto con quanta dedizione l'hanno fatto loro, e quindi penso che è il giusto premio per i loro sacrifici. Abbiamo parlato delle partenze, ma ci sono stati anche nuovi arrivi importanti. Cosa pensi delle giocatrici nuove che sono arrivate, anche se ancora non le hai potute allenare, e pensi che la rosa di quest'anno sia in grado di ripetere la fantastica stagione dello scorso anno? Guarda, le ragazze che quest'anno faranno parte del team di Ariano sono ragazze tutte giovani, ma come ho detto in precedenza con comunque un vissuto da cestista alle spalle importante. Tutte hanno fatto buoni, ottimi settori giovanili e hanno giocato in ottime squadre. Quindi secondo me noi dal lato nostro come staff ci divertiremo ad allenarle. Non ti so dire oggi se riusciremo ad eguagliare il risultato dell'anno scorso. Sicuramente lavoreremo per ottenere il meglio da loro e far sì che possano raggiungere ognuna
individualmente di squadra il proprio limite massimo ed esprimersi al meglio. Assolutamente. Valentina, una domanda più sul piano personale. Sì. Se sei cambiata, come sei cambiata da Calandrelli giocatrice a Calandrelli allenatrice? Si guarda, il passo dalla giocatrice all'allenatrice secondo me un po' avviene gradualmente, però mi rendo conto che quando alleni la razionalità deve prendere il sopravvento, perché sei tu che appunto guidi la squadra e devi mantenere sempre una freddezza e una lucidità tale per evitare quanti più errori possibili e per far giocare la squadra al meglio. Logicamente la giocatrice può avere la responsabilità in campo in quel momento di poter trascinare la squadra o di fare il tuo lavoro per arrivare a un obiettivo. Io credo invece che come allenatore è un po' più complessa la situazione, perché comunque devi curare tanti aspetti e effettivamente intraprendere questo tipo di professione alla fine un po' ti cambia anche a livello personale, perché anche la capacità di analisi diventa maggiore, sei più razionale, sei più fredda in alcune situazioni, però a onor del vero devo dire che l'emozione che si prova quando si gioca, quando si è in campo, è molto più intensa e forte di quando si allena. Per inizio della stagione è ancora presto, però vi siete fatti un'idea su quali possono essere gli avversari più pericolosi e comunque sul livello generale del campionato? Sì, secondo me le squadre più che pericolose e più complete, secondo me sono Ferrara e Castellammare di Stabia, che sta costruendo che ha costruito una buona squadra. Poi c'è Salerno, che alla fine è una squadra molto giovane, ma con giovani di qualità. Castel San Pietro è un po' un'incognita, perché con i problemi un po' economici che ha avuto ha dovuto smantellare un po' la squadra, quindi non sapremo. Io credo che la scelta un po' di tutte le società, sia perché il momento economico è quello che è, un po' anche forse perché finalmente si vuole dare spazio alle giovani, la scelta è quella di aver fatto molte formazioni con giocatrici giovani. Quindi io penso che il campionato non sia salito sicuramente di livello, però sono curiosa di vedere se ha mantenuto lo stesso standard, se manterrà lo stesso standard o sarà un po' più basso. Io credo che non essendoci più la 3, mi auguro che possa mantenere un buon livello tecnico. Ricollegandoci a questo, cosa pensi di questa nuova formula del campionato? Allora, secondo me ammazza un po' l'economia delle società, perché comunque ti trovi a giocare a Palermo e dopo 15 giorni casomai ti trovi a giocare alla Spezia. Questo è un po', secondo me è un po' problematico. Forse prima aver avuto mini gironi con squadre più vicine dava un respiro maggiore alle società. Credo che forse la formula dell'anno scorso fosse migliore sotto questo punto di vista, però alla fine, voglio dire, se si è scelto così la federazione avrà avuto le sue motivazioni. Certo. Come ultimissima domanda, Valentina, dobbiamo farvi complimenti perché soprattutto tu con Iris Ferazzoli state facendo un ottimo lavoro, soprattutto con le giovani, ma quest'anno quali sono stati i progetti che avete sostenuto quest'estate e quali saranno ancora da questo punto di vista le prossime iniziative? Sì, guarda, noi così come abbiamo scelto insieme con il presidente Mario Cirillo di adottare una linea verde della prima squadra, quindi ragazzi molto giovani e promettenti, logicamente era doveroso diciamo prolungare questa mentalità per il settore giovanile. Quindi noi continueremo a lavorare con il settore giovanile, con tutte le ragazze nostre locali, chiamiamole così, però abbiamo intenzione, così come in effetti abbiamo fatto, di innalzare un po' il livello tecnico, tant'è vero che quest'anno avremo due ragazze che verranno da Torre del Greco.
hanno 98, quindi under 18, ci sarà una ragazza di Ischia anche del 98 che farà parte della formazione dell'under 18 e si alleneranno anche con la Serie A per completare il roster. Stesso discorso per Alessandra Caccavo, lei di Foggia, che già l'anno scorso ha disputato con noi il campionato under 19, e ci saranno anche un paio di ragazzine più piccole del 2000, sempre di Foggia, che invece andranno a rafforzare la nostra under 16. Questo non vuol significare che noi vogliamo prendere una scorciatoia prendendo ragazze di da fuori, ma l'intento è quello di mettere un valore aggiunto in modo da far innalzare il livello tecnico del nostro settore giovanile e quindi di conseguenza anche le ragazze di Ariano poter migliorare quanto più possibile il loro aspetto tecnico-tattico. Perfetto, perfetto. E sono previste prossime ufficialità? Ormai penso che il roster sia completo. Cosa sì, manca? Il roster sì, è completo, voglio dire, abbiamo preso ragazze che possono giocare in diversi ruoli, sono tutti lì flessibili. La nostra straniera è una ragazza che gioca a spalle a canestro, fronte a canestro, nonostante sia 1,8 m. Le piace fare il lavoro che difficilmente piace fare ad altre giocatrici, quindi creare spazio, portare blocchi per liberare le compagne. Quindi noi crediamo che in questo momento il nostro roster sia al completo. Poi, volendo dare spazio anche alle giovani del settore giovanile per completare la rosa, ci sentiamo per ora soddisfatte delle ragazze che abbiamo a disposizione. Perfetto, Valentina, davvero sei stata molto gentile in questo collegamento con Basket Mania 15 e vi facciamo i nostri migliori auguri per questa stagione che sta per iniziare. Grazie mille, grazie a voi per l'intervista, a tutti un affettuoso saluto e vi aspettiamo al palazzetto. Grazie mille, in bocca al lupo. Ciao Valentina. Ciao.